la seconda edizione del premio Acqua dell'Elba, sviluppata anche quest'anno in collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Brera e che inaugura la 18ª mostra che fa parte del nostro progetto Artisti all'Elba. Anche quest'anno noi siamo molto felici di avere collaborato con la prestigiosa Accademia di Brera e qui vogliamo ringraziare la presidentessa, la signora Silvia Pomodoro, il direttore Franco Marrocco e naturalmente tutta la giuria dei docenti. Inoltre vogliamo ringraziare anche il professor Ignazio Gadaleta perché è sia il curatore della mostra che il curatore del catalogo e naturalmente i suoi studenti perché anche quest'anno hanno portato all'isola delle opere d'arte di grande valore che hanno saputo raccontare al meglio i valori di Acqua dell'Elba. Acqua dell'Elba ha chiesto all'Accademia di Brera di produrre una mostra intorno ai temi dell'autenticità e del mare. Il titolo della mostra in particolare è Venti autentici oltremare. Oltremare è il nome di un particolare pigmento di blu e quindi l'oltre è il riferimento alla possibilità di superamento di confini e di consuetudini. Confini e consuetudini che sono spesso superate attraverso la proiezione dell'arte. Siamo molto felici di questa collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Brera che si inserisce all'interno di un quadro di collaborazioni che abbiamo già avviato da 2 anni e grazie alle quali Acqua dell'Elba premia i migliori talenti dell'Accademia di ciascun anno nelle cattedre di pittura. Acqua dell'Elba è felice di poter contribuire alla crescita di questi talentuosi giovani artisti tramite il conferimento di una borsa di studio di 1.500 euro pari alla retta di un anno di studi. Un supporto che noi riteniamo importante per i ragazzi al fine di poter farle emergere nel migliore dei modi la loro creatività e il loro talento. La giuria attribuisce il premio Arte Acqua dell'Elba 2017 alle seguenti 3 opere. Un inutile rammarico di Elia Spertoldo, che mettere qui. Il tema di quest'anno era in più generale legato al mare e io ho ragionato più che in termini di corrispondenza e similitudini con memorie prettamente visive del mare. Ho immaginato una situazione più interna legata a un vissuto emotivo ed è anche il motivo per cui il titolo, che ha a che fare con un sentimento elegiaco, si intitola Un inutile rammarico. La mia opera è una rappresentazione della profondità del mare e come può avere un effetto profondo sulle vostre emozioni, sulle mie emozioni. La mia tecnica l'ho fatto con l'acquarello, con tantissimi piccoli puntini, sapendo anche che l'acquarello, quando lo usi, ha una saturazione diversa dalla quantità dell'acqua che usi. Prima di venire in Italia ho lavorato per anni nell'azienda di mio padre che lui produce i tessuti invernali. Ho portato con me un ago particolare che lui usava sempre. Un giorno ho cominciato a disegnare punto per punto con l'ago. Ho aggiunto questi segni che ho fatto con acquarello blu e oro, sono simboli dei venti presenti nelle antiche cartine marittime dell'isola dell'Elba e del suo mare. Ringrazio l'Acqua dell'Elba per questa opportunità perché io sono molto intenzionato a proseguire su questa strada e di sicuro questo è un incentivo ad andare avanti.
Voglio ringraziare l'Acqua dell'Elba per aver fatto questo concorso, perché secondo me è un'idea magnifica, perché ti dà una spinta quando sei giovane. Ti dice che quello che stai facendo ha un valore.